Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Serviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e guarda di lanciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come vi avevo già anticipato, questa è una recensione, una mia recensione personale di un mio pensiero in pratica per quanto riguarda il DLC di GTA 5 Apocalisse. Ragazzi, è ciò che penso per quello che riguarda questo DLC. Come sapete sono usciti molti veicoli, tra cui molti diciamo utili tra parentesi e molti inutili. Allora, questa è una delle prime tre auto della Legendary Motorsport che secondo me diciamo non giustifica il prezzo, nel senso l'auto non vale il prezzo che costa a mio avviso. Quindi ragazzi, io fossi in voi non la comprerei, perché ci sono auto molto più veloci di questa e quindi non la comprerei. Passiamo al prossimo veicolo ragazzi. Il prossimo veicolo che andiamo a vedere fa parte sempre della categoria Legendary Motorsport e anche questa ragazzi è un'auto di lusso, diciamo, chiamiamola così, e anche questa secondo me non giustifica il prezzo, perché in quanto a prestazioni cazzi e mazzi ragazzi è inferiore a tantissime altre auto che ci sono diciamo nel listino di GTA Online, e quindi anche quella, se fossi un utente, io non la comprerei ragazzi. Passiamo al terzo veicolo di Legendary Motorsport e andiamo a vedere questa qui ragazzi. Ve l'ho portata in un episodio di oggi, Tuning in GTA Online, e come ho già detto può risultare bella esteticamente, è una super che può risultare bella esteticamente, ma non vale tutti i soldi che costa. Secondo me è una cagata di auto, però è un mio modesto parere, quindi non so, se io fossi un utente comune non la comprerei, però giustamente io avevo i soldi, ho voluto provarle un po' tutte e le ho comprate. Poi qui abbiamo anche la quarta auto che comunque diciamo lascia il tempo che trova ragazzi, perché sono tre auto normali tra cui una elettrica, e secondo me le auto elettriche su GTA lasciano il tempo che trovano, quindi automaticamente per me tutte le auto di Legendary Motorsport sono bocciate. Potrei comprarle per questione estetica, ma finisce lì insomma. Poi abbiamo le auto di San Andreas Super Audi, che ragazzi, a parte la Jeep che ho portato oggi, che è questa qui che state vedendo, poi c'è diciamo sta specie di auto che poi andremo a vedere. Allora, la Jeep ragazzi, ho fatto un breve diciamo video sulle modifiche della Jeep, quindi adesso andiamo a vedere la Jeep, che anche essa ha un costo abbastanza elevato, però diciamo ha parecchie modifiche alle livree, ha parecchie cosine che si possono modificare, ma anche per questa ragazzi non giustifico il prezzo. Quindi se stiamo a vedere qui ci sono tantissimi prezzi che sinceramente non sono inerenti all'auto in vendita, nel senso che comunque non valgono l'auto. È sfiziosa come auto la Jeep, vi dirò, però diciamo costa un pochino troppo, costa veramente un pochino troppo. Questo è un furgoncino di merda ragazzi, che quando abbassate le sospensioni è praticamente raso terra, quindi se prendete un marciapiede, un gradino, qualunque cosa voi prendiate e rimanete inceppati. E anche questo c'ha un prezzo che
secondo me è troppo elevato. Il DLC di adesso è mirato maggiormente a inculare i soldi agli utenti, secondo me, perché comunque se stiamo qui a vedere anche nei veicoli Pegasus, ragazzi, non è che ci sono molti veicoli che valga la pena comprare, cioè parliamoci chiaro. Allora sì, ci sono parecchi veicoli, per carità, però parecchi sono praticamente inutili. Uno può comprarli, sì, dice io lo compro il veicolo perché voglio avere tutto, perché ho i soldi, voglio avere tutto e compro anche questo veicolo, perfetto, fin qui ci sta, ragazzi, perché ci sta. Però alcuni veicoli sono inutili. Allora, per esempio, la batteria missilistica, chiamiamola così, no, che comunque è la contraerea, diciamo che è una buona spesa, ragazzi, per chi ha i soldi è una buona spesa. Se ovviamente potete fare la missione, fatela, e di questo parleremo anche dopo, perché fare le missioni comporta l'utilizzo della nuova base, quindi dovreste comprare anche una base, ragazzi. Poi che cosa abbiamo, ragazzi? Questa Jeep, diciamo che secondo me fa cagare. Io ci ho girato tutta ieri sera e non la trovo di molta utilità, sinceramente, a mio avviso costa parecchio e diciamo non è molto utile per quanto mi riguarda. Quindi i veicoli che ci sono in questo DLC non è che sono molto 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 eccezionali, diciamo, perché diciamo che hanno messo, sì, ma hanno messo per farci spendere, ragazzi, non è che ci stanno cose molto soddisfacenti. Come dicevo, quest'auto non è per niente soddisfacente. Passiamo al prossimo veicolo, ragazzi, andiamo a vedere il prossimo veicolo. E continuiamo. Allora, ragazzi, quello che dico ovviamente sono solamente i miei pensieri, quindi non è che voi dovete prendere alla lettera quello che dico io. Tipo il Volatus, ragazzi, sta bestia di aereo, ma che ce famo? Che ce famo? Cioè, che ce faccio? Ci metto a coce l'ova sulle cose, sulle ali, perché comunque è un padellone di aereo. Cioè, ragazzi, allora, già per chi è poco pratico è inguidabile il caccia. Io mi vado a comprare un aereo del genere, mando cazzo, ce devo andare con questo aereo? Dove ce devo andare? Cioè, a sto punto, se mi devo imparare a volare, mi imparo a volare col caccia, ma no con sta bagnarola di aereo, regà. C'è qualcosa, io non so chi di voi l'ha comprato, però è qualcosa di allucinante. L'elicottero, parliamo dell'elicottero. Anche l'elicottero, diciamo che potrebbe avere la sua utilità, però io preferisco il buon vecchio Buzzard, ragazzi, perché il buon vecchio Buzzard, se fa i cazzi sua, va dappertutto, è veloce e tutto il resto, anche se ci sono elicotteri più veloci. Quindi comunque sia, anche quell'elicottero secondo me sono spese inutili. Quindi molti di voi stanno tentando di cercare glitch, cercare di vendere auto per fare soldi per comprare questi veicoli. Questo qui, sto blindato, è un altro veicolo. Che cazzo ci dobbiamo fare con questo veicolo? Un veicolo che ha le pompe a acqua sopra, ragazzi, che vada a spegnere incendi, vada a spegnere. Ma che mi hanno preso per un pompiere, cazzo santo? Cioè, io non capisco. E poi comunque costano molto questi veicoli. Cioè, parliamoci chiaro, regà, ma non è che noi comunque ok, noi facciamo i glitch, quindi i soldi ce l'avevamo, ma un cristiano che compra i shark card o che comunque deve fare missioni e deve stare dietro a sti cazzo dei veicoli, come questa per esempio, la macchina che va sott'acqua, vabbè, ok, me la compro e sfizio, vado sott'acqua con la macchina, ok, perfetto. Quando arrivi a una certa profondità, mi è successo ieri a me in live, perché comunque lo sapevo, la macchina si è sfondata, si è rotta. Cioè, a che cazzo mi serve? Vado sott'acqua, spari i missili sott'acqua, che vado a caccia dello squalo sott'acqua, regà? Ma chi c'è sta sott'acqua? Che ci stanno altri player sott'acqua? Con le macchine poi per giunta. E lasciamo correre. Che poi comunque, se vedete bene, la macchina subacquea e la macchina, quella volante, sono identiche.
Allora, passiamo al carro armato. Questo qui, ragazzi, potrebbe essere un buon acquisto, perché comunque è un carro armato che ci vanno 4 persone. C'ha il lanciagranate, c'ha il cannone, c'ha la torretta. Insomma, se fa i cazzi sua, lancia comunque le mine di prossimità, è abbastanza aggressivo. Io sinceramente quello lì l'ho comprato, lo aspettavo e mi piace tantissimo. Però ovviamente per tenere su cazzi di carro armato tocca avere la base militare. Questa è la grande inculata che ci dà la Rockstar. Comunque, il jetpack, ragazzi, parliamo del jetpack, sto casermone che mi pare una cosa allucinante, è perché è un casermone, ragazzi, con ste due bombole dietro. Ma che cazzo è? Ma voi ricordate voi il jetpack di San Andreas? Ok, era scarno come grafica, però era molto più carino, meno ingombrante. Ma poi col jetpack in sessione, ma che cazzo ce va a ammazzare l'altra gente? Che il primo missile che vola ora raccogliete voi, cioè, ma allucinante, ragazzi, allucinante. Eccola qui, questa è la macchina volante, la macchina del ritorno futuro che tutti aspettavano, la deluxe, oh, bella la deluxe, ma bella de che? Allora, brutta un culo in primis, a me non piace, soldi spesi male quando state per aria è impossibile volare, state per terra in modalità levitazione è impossibile guidarla. Mi dite voi a che cazzo serve una macchina del genere? Posso capire la Ruiner c'era, bella, carina, la Ruiner, perfetta, ma qui hanno proprio cagato fuori dal vasetto, regà, hanno cagato fuori dal vasetto. Poi parliamo del centro operativo, questo aereo, beh, è bello, sì, no, per carità, è bello, è figo, fa la sua porca figura, bello, sì, però per comprartelo te devi comprare la base militare, diciamo la base, non la base militare, te devi comprare la base, che comunque sono soldi, ragazzi, sono soldi. Quindi comunque per mettere il carro armato dobbiamo avere la base, che qui tu la devi attrezzare, devi mettere questo, devi mettere quello e cazzi e mazzi. Poi a base militare 750.000 per sparare un colpo, ma che è sta cazzata, ragazzi? Cioè, mo parliamoci chiaro, io non so che vi aspettavate voi dal DLC, ma io mi aspettavo qualcosa di più decente. Comunque, per me questo DLC, tranne qualche veicolo, è un po' una merda. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.